Rieccomi qui, questo video è dedicato a un libro che ha scritto una mia amica, che pensate un po', è stata così carina che me l'ha anche mandato del mio compleanno, mi sono vista arrivare questo regalo, anche perché insomma in quel periodo non me lo potevo permettere, quindi ci ha pensato lì a me. Eccolo qua. Questa è anche la dedica che mi ha mandato, e insomma non me lo sarei mai aspettata. Beh, arrivando al sodo del libro, parla di una donna di nome Rebecca che dopo aver vissuto per anni in manicomio e subito le torture che venivano fatte lì, non solo è uscita incinta, poi è anche diventata dottoressa e si è occupata lei stessa con dei pazienti problematici. E arrivati fin qui, lei poi ha avuto una storia d'amore con James, che è diventato il suo uomo, ma fra di loro poi si è intromesso questo Mark, collega di lei e di lui, che in un determinato modo ha distratto un po' Rebecca, che ha cominciato a perdere, diciamo, passione nei confronti del marito. E poi da qui si arriva a Katia, un'infermiera sparita, e a tanto altro che poi gira intorno a questa lettera che riceve Rebecca, che poi andrà a leggere, che avrà da parte di una persona inaspettata. Dunque, vi ho dato un assaggio di quello che è questo libro e spero che vi ho coinvolto a comprarlo, anzi vorrei cogliere l'occasione per leggere e, diciamo, la parte finale che poi ci ha tenuto a scrivere l'autrice quando è di questo libro. E si intitola Curiosità. Vabbè, alla fine, prima di chiudere il video, ve lo faccio rivedere il libro così vi fate un'idea di com'è e spero vivamente che lo comprate. Ho deciso di trattare due tematiche importanti nel mio libro, ovvero quella della violenza sulle donne e quella dei manicomi e della salute mentale, perché sono argomenti che mi hanno sempre trasmesso sensazioni forti e dei quali credo si parli tanto, ma allo stesso tempo si parli poco. Il personaggio di Rebecca è un personaggio che attraversa tanti momenti critici della sua vita, proprio come molti di noi. Quindi ho pensato potesse essere un'ottima protagonista per il mio racconto. Ho in mente una terza avventura per Rebecca, ma sarete voi a scegliere se si farà con i vostri apprezzamenti, commenti e recensioni. Per il primo libro mi sono ispirata a un caso di cronaca molto famoso. Sta a voi indovinarlo, vi do solo l'indizio, non è italiano. Beh, diciamo che a chi indovinerà poi riceverà il libro. E quindi vi conviene un po' cervellarvi per arrivare a capire la soluzione. Io penso di averla intuita, ma non sono sicura, però ho bisogno di qualche mente accesa per arrivarci, va. Beh, allora grazie per aver visto quest'altro video e vi saluto, iscrivetevi se vi va e spero che Olimpia Caria continui a pubblicare libri, anche perché è molto brava e non voglio mai che si fermi. Mi raccomando, Olimpia. Al prossimo video.